Ciao e bentrovati sul mio canale YouTube. Vediamo adesso questo semplice pane fatto in giornata, cotto la sera sul tardi. Un pane fatto con la farina tipo 2 del Mulino Cipolla e la rimacinata pugliese. Seguitemi. Allora, questi sono gli ingredienti, vedete la farina di tipo 2 del Mulino Cipolla e la Martinucci pugliese, la semola pugliese. Sicuramente sul canale ci sarà qualche altro video con questi tipi di farina, magari con un'altra marca, con altri passaggi, però pressappoco, insomma, sono simili. Siccome me l'avete chiesta sotto lo short che avevo messo, questi short sono praticamente dei piccoli passaggi, non è una vera e propria ricetta. Quindi me l'avete chiesta e eccola qua. Vi faccio vedere adesso tutti i passaggi di questo pane. Ok, una volta girato bene in planetaria, ho messo il sale alla fine, fatto girare un pochino. E metto l'impasto dentro la ciotola e farò due giri di pieghe intervallati tra loro di un'ora. Quindi copro, lascio un'ora e faccio un altro giro in questo modo. Vedete ancora un pochino appiccicoso, però poi con i passaggi, con le pieghe che faccio anche così. Comincia a non appiccicare più, quindi perché si è formato bene il glutine. Ok, adesso lascio lievitare a temperatura ambiente fino a che non aumenta di volume, quindi diciamo intorno alle 4 ore. Naturalmente non dovete seguire alla lettera i miei tempi, anche perché ora siamo in inverno, a dicembre. Quindi se magari vi trovate a fare questo pane in estate, sicuramente i tempi sono diversi, ci metterà meno a lievitare, oppure fate un passaggio in frigo come facciamo quasi sempre nei mesi estivi. Quindi adesso lo metto sul piano di lavoro, ci farò due giri di pieghe, io qui ve ne faccio vedere soltanto una, però allargo l'impasto. Allargo l'impasto, ci faccio le solite pieghe, ma delicatamente perché vedete è molto, molto idratato, molto morbido, quindi così delle pieghe leggere. Lo copro poi con la ciotola e aspetto almeno mezz'ora, mezz'ora, 40 minuti prima di fare il secondo giro. Bene. Lo sigillo bene, lo arrotondo, ok. E quindi dopo fatti i due giri di pieghe, procedo per fare questo filone, ma diciamo quasi una pagnotta perché lo farò un po' cicciotto con una piegatura che vi faccio vedere adesso in questo modo. Ecco qua. Piego per benino, appiccico, sigillo, scusate. Ok, questa è una formatura che si vede spesso, però io la farò un pochino diversa adesso. Ecco, in questo modo e mi fermo qua, invece di piegare ancora che verrebbe troppo alto il filone, non mi piace così. Quindi sigillo bene adesso. Lo pirlo un pochino e il filone è formato, eccolo qua. Ok, preparo il cestino. Questo ne ho due, uno è un pochino più lungo. Questo invece è un pochino più corto, vi metto la misura, che
adesso non mi ricordo, però è più alto, quindi il filone dovrebbe venire almeno un pochino più alto, dovrebbe crescere un pochino all'insù. Ci metto la semola e lo metto girato con la chiusura sopra. Ormai questi passaggi chi mi segue almeno già li conosce bene. Quindi metto la semola e adesso lo copro e lo lascio ancora a temperatura ambiente fino a che non aumenta, fino a che non arriva quasi, non si gonfia bene, non arriva quasi al bordo. Quindi è inutile che vi dico il tempo perché, come ho detto prima, deve aumentare di volume. Bene. Lo metto in un posto riparato oppure dentro al forno, se fa tanto freddo, accendiamo la lucina così aumenta un pochino la temperatura ed eccolo pronto, vedete? È pronto, torna ancora su, quindi è pronto da infornare. Il forno, come al solito, lo porto a temperatura a 250 gradi con due spruzzi di vapore. Io il forno con il vapore automatico, altrimenti mettete un pentolino oppure spruzzate all'inizio quando infornate, spruzzate di vapore anche il piano. Bene, come avete visto l'ho girato sulla carta forno e sulla pala, in modo che poi lo faccio scivolare. Io uso la teglia del forno bella calda, ben infuocata, oppure se volete usate la pietra. Metto un po' di semola e poi faccio un taglio veloce, molto, molto morbido, non... Si taglia bene, altrimenti potete infornare dopo 5 minuti, aprire a volo il forno e fare il taglio. Delle volte io faccio così quando rimane troppo morbido. Eccolo qua. Il tempo di cottura sta intorno ai 50 minuti. Io lo tengo 20 minuti a 250 e poi inizio a scalare. E gli ultimi 10 minuti cerco di tenerlo a spiffero. Adesso vi metto in descrizione tutti i passaggi. Beh, io direi che è venuto bene, no? Molto, molto bello. Adesso aspettiamo un pochino che si freddi e lo tagliamo. Sapete che il pane non viene mai identico, anche se lo facciamo con la stessa farina o pressappoco gli stessi passaggi. Ogni volta cambia, viene diverso. Dipende, influisce anche molto la temperatura esterna, quindi l'umidità, sono tanti i fattori che influiscono sul risultato del pane. Però direi che è venuto bene, no? Forse mi aspettavo un pochino più di alveoli, visto che era molto idratato, però va bene così, mi piace comunque. Bene amici, io vi ringrazio della visione, è un video piccolo, semplice, vedete, molto semplice, semplicissimo da fare questo pane. Vi invito sempre a lasciare un like. E a condividere e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti!